Ho capito che c'hai la pancia, ma datti una mossa, eh? Sì, oh, tu, cara mia. Buonasera a tutti quanti, a qui che c'è là da Drio e a qui che c'è qua davanti. Allora, vi ringrazio l'organizzatore che mi ha dato l'incarico di farvi ridere. Allora, prima di tutto... Basta che ti fai vedere. No, prima di tutto voglio fare come Trump. Via tutto. Oh, are with you. Thank you very much. All right. Trump. Mi allontano perché si è tolto la mascherina. Eh beh, se fosse Trump te venirissi da qua però. Va bene, dai. Allora, mi ha dato il nominativo di Mr. Crociera, non so vero. Mi hanno riferito, non c'è, c'è sempre un motivo in tutte le cose, mi hanno riferito che sei stato in crociera molto poco tempo fa. Sì, sì, sì. E che ti hanno eletto Miss, non Mister, ma Miss Crociera. No, Mister. Miss, raccontata male. Miss, allora. sei la femmina, no. Ah, e mi hai detto tu Miss Crociera. Perché ho fatto uno spettacolo nel palco e mi ha visto subito che questo qua fa ridere, meglio che mettiamo in tel palco. E mi ha fatto sta onorificenza, va bene, dai. Mi ha offerto un'altra crociera gratis, eh. No, no, il prossimo ti appaghi ancora. Va bene, allora mi sacalò di farvi ridere meglio possibile. Perché ricordate che oggi, soprattutto in questo periodo, anche se è proprio la voglia di ridere. Perché manca il sorriso oggi. Perché basta pensare al governo. Il governo fa piangere. Non sta a girare, capito? Che è una politica, vedi? Che se la girava che è una donna politica. Va bene, se pensiamo al male, purtroppo è meglio che pensiamo al bene e cominciamo a ridere. Allora siamo nel 2020, è un anno che ci ricorderemo tutti il 2020. Anche fra 10 anni, nel 2030, vi ricordavo il 2020. E ora che c'è sta bambina che ha 10 anni, che siamo nel 2030, e che dice a sua mamma: mamma, ma mi sai dire chi è mio papà? Tesoro, dice, come faccio a saperlo? Nel 2020 gli uomini avevano tutti la mascherina. Vedo come che passa la storia sta roba qua, questa passa molto la storia. Va bene, Antonella, te ne racconto un'altra e questa la voglio dedicare a te. Sapete tutti che l'Antonella è un personaggio importante, è il sindaco di Villa del Conte. Voglio farvi la domanda, come si chiama gli abitanti di Villa del Conte? Dai! Oh! Diggiuti! Comitensi. Comitensi. Allora che se viene eletta sto nuovo sindaco di Villa del Conte, fa i conti, siamo verso la fine dell'anno, no? E c'è là che fai i conti, dare, avere, davere, dare, dare, speso tutti i schei. E il comune di Villa del Conte non capisce neanche un scheo. Tasi. E ora, dice, madonna, come faccio adesso? Chi gli dice a tutti quanti gli assessori che non chiamano più schei? Pensate te, l'opposizione cosa che a me fa? E ora va in netto alla sera e pensa, e dice, lo trova. Alla mattina si sveglia, mando un SMS, come si dice? MSS. Adesso è WhatsApp. Ah, WhatsApp, mi sono già prendo io ancora. Ecco, ho scritto alle ore 10 tutti in sala consiliare perché dobbiamo fare una legge. Alle 10 arriva tutti. E ora ciapo in mano il microfono. Pronto? Buongiorno. Amici, compagni, camerate, diciamo tutti, no, tutti diciamo. Purtroppo il comune di Villa del Conte non ha pignato un soldo, non sai, io mi cagliano così, guarda che roba, c'è come quella di Milano, come quella di Roma, compagna identica, ha mangiato tutti i schei. No, no, calma, che devo trovare il sistema. Allora, il sistema consiste che ogni uomo deve presentarsi davanti a me e al vice sindaco e in base alla bellezza della donna sarà l'aumentare la cifra che deve pagare. Arriva uno con la bea bionda, bea biondona, tutta bea, e il sindaco guarda il vice sindaco e dice, c'ho quasi bea, che vuoi 500 euro? C'ho te che a pagare, va bene, paga 500 euro. Dopo arriva un'altra mora, bea femmina anche qui, detto, questa qua, fermo 400 euro, paga 400 euro. Arriva un'altra rossa, tutta rossa, mamma mia, che è tutta quasi, meglio ancora che è tutta qua, che faremo 450 euro, ma non, insomma paga questo. Arriva un'altra femmina, brutta,
Ma brutta come il Quera, io presente il Quera, più brutta ancora. Il sindaco, guarda, il sindaco, madonna, cosa vivo? Ciao Mario, che ma di cosa siete venuti a fare qua? Adesso venivo perché mi desisca Indrio. Lorenzo Cardin! Ci vediamo che... dopo, Lorenzo. Va bene, dopo che ne ho ancora... L'altra basta per il sindaco, però. No, basta, adesso la prossima per qualcos'altro.